noi siamo stati a Scampia per raccontare che cosa è successo in questa sfida elettorale. C'è stata la nostra gatto, Veronica Gatto, con De Masi. Guardate. Io non c'ho lavoro, non c'ho niente. Come campo io? Non lo so. Io sono andato a votare per i 5 Stelle. Però purtroppo è salute lei. Quello che vuole fare, quello fa. Ci vuole fare, ci vuole fare condannare, finisce condannare, come fa? Il Movimento 5 Stelle si conferma primo partito a Napoli con il 43% di voti, con un picco nelle periferie e nei quartieri meno agiati, come Scampia, dove il 64% degli oltre 50.000 abitanti ha votato per i pentastellati. Ed ora temono per il loro futuro, perché qui, ci raccontano, o abbiamo il reddito o il nulla. Non mi vergogno a dirlo, di essere una ragazza sola, divorziata, senza un marito, con un figlio di 17 anni che ha dovuto lasciare la scuola perché non gli posso pagare gli studi. Io come vivo? Io non ho più genitori. Io ho una casa popolare che i soffitti mi stanno cadendo. Qui siamo stati abbandonati dallo Stato. L'unico governo che qualcosa ha fatto qualcosa per noi, veramente, è stato il Movimento 5 Stelle. Non vogliono darci il reddito. Dateci un posto di lavoro dignitoso. Perché così, togliendo il reddito, state di nuovo facendo ricrescere la criminalità. Questo è un quartiere col 75% di disoccupazione. Più che votare i 5 Stelle hanno votato il piatto a tavola, quindi si è votato il reddito di cittadinanza. Noi in questa struttura, che è un centro sociale, ospitiamo 120 detenuti all'anno che provano a cambiare vita grazie a questa realtà. Delle 120 persone, in 10 anni 1200 persone, io conto sulle dita delle mani le persone che sono tornate a delinquere, ma c'è bisogno di dare opportunità, c'è bisogno di dare alternative. Il reddito cittadinanza era un'alternativa, un surrogato di alternativa, ma dava la possibilità di scegliere di non delinquere. La cosa allucinante è che su questo quartiere ha fatto più il reddito di cittadinanza che 40 anni di bills delle forze dell'ordine e di magistratura. Cioè il reddito di cittadinanza è riuscito a strappare le persone dalle piazze di spaccio, così come non era mai successo in 40 anni di lotta alla camorra. È normale che votano 5 Stelle. Un ringraziamento a Giuseppe Conte da parte di tutte di quelle persone che hanno messo il piatto a tavola e gli ha dato una dignità nei momenti bui. Io prendo il reddito di cittadinanza e comunque sono sola in casa e non riesco. Io lavoro pure a nero, cioè faccio lavori a nero perché va con pigione di 450 euro con il condominio, di cui mi arriva una bolletta ogni due mesi 260, 270, cioè i figli 780 mesi con una figlia. Direttore Fontana, il reddito di cittadinanza a questo punto, per quello che è stato il risultato elettorale, è una misura effettivamente a rischio? Io penso che sia una misura che probabilmente verrà modificata e da questo punto di vista è anche abbastanza giusto che venga modificato, perché partendo dal presupposto, e l'abbiamo visto dal racconto che avete fatto molto bello dal campo di Scampia,